AutoCAD L10 è il software desktop sviluppato in ambiente AutoCAD che ci permette di calcolare le prestazioni energetiche degli edifici. Certificato dal CTI per il calcolo secondo l'intese 11.300, produce la documentazione necessaria all'acquisizione del titolo abilitativo sia per edifici di nuova costruzione che per la riqualifica di edifici esistenti. Pratico per edifici di piccola dimensione, completo ed affidabile per la gestione di progetti esistenti, di qualsiasi destinazione d'uso. La creazione del modello 3D dell'edificio inizia associando una base architettonica vettoriale, DVG, PDF, DXF o immagine JPEG ai vari piani dell'edificio. Quando parliamo di piante in formato vettoriale, è possibile utilizzare il comando trasforma parete, ovvero una funzionalità di AutoCAD L10 che trasforma le linee di riferimento esterne in parete esterne, interne o altri oggetti architettonici sotto forma di unifilare. Tali associazioni considerano una specifica struttura o elemento già definito nel rispettivo archivio del software. Aperte e personalizzabili si organizzano in tre schede: progetto, utente e archivio MC4. L'archivio struttura MC4, ad esempio, contiene una ricca libreria di strutture già definite che possono essere richiamate in progetto, così come possono essere modificabili e salvate in utente per eventuali usi futuri da parte del progettista. Per cercare una tipologia di struttura desiderata, utilizzare il filtro posto in alto a sinistra selezionando la voce tipo struttura. All'interno di questa maschera sono incluse anche le verifiche di trasmittanza, la trasmittanza termica periodica, la condensa interstiziale o massa superficiale della singola struttura. Definito l'unifilare o porzione di esso, ci si può avvalere dei comandi di editing propri dell'ambiente grafico AutoCAD al fine di completare l'input del modello 3D. Ad esempio, possiamo usare raccorda due strutture unifilare. Allo stesso modo, per disegnare gli infissi si utilizza il comando disegna finestra o disegna porta. E qualora il progetto lo consente, si può specchiare un'intera porzione di input grafico. Ora passiamo all'inserimento degli ambienti, ovvero l'entità che definisce una serie di informazioni, quali ad esempio l'appartenenza a una zona impiantistica. L'individuazione degli ambienti avviene mediante l'inserimento del tag nell'area chiusa dagli unifilari con il comando inserisci ambiente. Nel caso di piano tipo ripetuto più volte nell'edificio, AutoCAD L10 consente di eseguire la copia del piano. Il modello generato viene infine caratterizzato termicamente da un'estrazione automatica dei nodi dove l'edificio presenta dei ponti termici. Il software inserisce una propria simbologia per identificare i ponti termici tipo ad angolo, interno, esterno, giunzione parete piano, balconi, copertura, eccetera. Visionando il modello in 3D, possiamo analizzare le frontiere di scambio termico, nette o lorde, per il piano o
o ambiente selezionato al fine di ispezionare tutte le porzioni dell'edificio e come queste si relazionano tra loro con l'ambiente esterno. Anche in questo caso il comando orbita di AutoCAD è di grande aiuto. Al fine di supportare il progettista nell'analisi degli ambienti e delle frontiere di scambio termico, il software include l'elenco ambiente e l'elenco frontiere, due maschere di analisi molto intuitive e dettagliate. La differenza tra le due maschere consiste nella diversa analisi dell'involucro. La maschera elenco ambienti mostra i dati per piano o per unità immobiliare, mentre la maschera elenco frontiere mostra i dati per una singola frontiera. Come si vede dal layout, la maschera è dotata di più sezioni. Per individuare l'oggetto di analisi è sufficiente un clic in tabella per la selezione grafica o viceversa. È quindi possibile filtrare i dati presenti, raggruppare per un specifico dato, visualizzare le superfici di scambio nette o lorde, esportare i dati in formato XLS. In centrale termica è possibile definire tutti i componenti che fanno parte, simulando il modo in cui interagiscono tra loro al fine di garantire le coperture del fabbisogno energetico del progetto. La maschera consente di simulare il sistema edificio-impianto in maniera estremamente flessibile. Le configurazioni più comuni sono generate automaticamente dal programma che procede alla creazione dell'oggetto centrale termica, all'inserimento dell'impianto e alla loro associazione alle zone impiantistiche. L'automatismo genera sia lo schema ad albero che quello grafico, le componenti, in più alberi o grafici nel caso di impianti autonomi. All'interno dello schema grafico è possibile muovere liberamente i componenti e il programma si occupa di disporre le connessioni in modo adeguato. Lanciando il comando LEGGE10 si ottiene un riepilogo dei risultati in diverse schede. La scheda verifiche mostra l'esito di tutte le verifiche per ciascuna unità immobiliare in base alla tipologia di intervento e regime normativo scelto. La scheda fabbricato riporta più risultati. Una prima sottoscheda è analizzata il calcolo delle dispersioni secondo la UNIN 12831. Il software dispone i risultati delle dispersioni di tutte le strutture che delimitano un ambiente climatizzato in una sezione tabellare in alto. E nella parte inferiore del foglio sono mostrati i grafici a barre dell'andamento delle dispersioni per struttura e esposizione. Da questi grafici il progettista può identificare con una certa immediatezza la struttura o l'esposizione con le condizioni più sfavorevoli. Inoltre, le colonne della tabella sono formate in modo da facilitare la ricerca di un determinato elemento, nonché la possibilità di filtrare, raggruppare o ordinare un elemento. Le altre sottoschede che riguardano sono i dati tecnici costruttivi, i dati dell'energia utile secondo la UNITS 11300, i dati di illuminazione e le trasmittanze medie. La scheda energia primaria contiene i calcoli relativi al fabbisogno energetico dei sistemi edificio-impianto, con una ben precisa gerarchia. Nel primo gradino sono riportati il bilancio di energia elettrica e il riepilogo di energia primaria per servizio. Nel secondo riepilogo, indicatori principali della centrale termica e infine l'energia richiesta e assorbita.
La scheda Relazioni Tecnica Legge 10 consente di produrre la documentazione in formato RTF o PDF con la possibilità di inserire descrizioni direttamente in anteprima o caricandoli dai vari archivi del software. La scheda APE e ACUE mostra in anteprima l'attestato di prestazione energetica. Anche in questo caso è possibile controllare e editare i nuovi dati prima di procedere alla stampa. L'APE può essere esportato in formato XML per le trasmissioni sui vari portali regionali. L'integrazione del motore CNED in più consente di produrre un XML finito pronto per essere importato direttamente nel portale del Catasto Energetico Edifici di Regione Lombardia. Infine, l'esportazione XML per Casa Clima Open consente di importare i dati energetici all'interno dell'applicazione Casa Clima Open al fine di ottenere la classificazione dall'Agenzia per l'Energia Alto Adige Casa Clima. Al fine di soddisfare le esigenze di tutti i professionisti, HTCAD L10 può essere abbinata ad altri moduli e funzionalità di MC4 Suite, come ad esempio HTTB, Thermal Bridge, utile per il calcolo dei ponti termici agli elementi finiti e verifica la formazione di muffa per effetto della condensa superficiale secondo la UNI ISO 13788. HTCAD utile per produrre una diagnosi energetica o asseverare requisiti superbonus. HTCAM, utile per la verifica ai criteri ambientali minimi obbligatori per tutti gli edifici pubblici, come previsto dal decreto dell'11/10 del 2017.